abbiamo ottenuto il minimo risultato, la vittoria da 3 punti, non era scontato. Già l'anno scorso avevamo avuto esperienze negative giocando questo tipo di partite un po' rischiose, vuoi perché loro qualche giocatore di qualità ce l'hanno, vuoi perché comunque vada è sempre difficile quando devi fare, magari sei te che devi fare il ritmo. Stasera, come ci è capitato nelle ultime partite, abbiamo perso un approccio veramente sbagliato, abbiamo perso il primo set e poi dopo abbiamo un po' recuperato qualche sicurezza, però non abbiamo giocato benissimo, siamo stati un po' aiutati dai molti errori degli avversari. Ci siamo addirittura trovati sotto 10-5 nel secondo, lì siamo stati bravi a non perdere la fiducia, a ritrovare qualche sicurezza in più in qualche fondamentale. Credo anche stasera per esempio abbiamo ricevuto abbastanza bene, la loro qualità del servizio spesso era comunque buona, specialmente sui salti float. E ripeto, dobbiamo mettere dentro anche qualcosina di utile oltre che bello. Le cose utili sono quelle che poi alla fine in partite in questo modo, ma in molte partite servono alla squadra per prendere ritmo, allungare l'azione, e questo ancora fatichiamo, pensiamo di poter vincere con la forza quando invece dobbiamo trovare anche altre soluzioni, anche perché abbiamo giocatori che sono in grado di trovare molte soluzioni in tutti i fondamentali. Collegato a questo discorso, cioè, appunto, finiamo con molti errori in attacco non richiesti o su traiettorie che non sono funzionali né al tipo di avversario, né al tipo di palla, né al tipo di punteggio. Voglio dire, questa è una squadra che fatica per caratteristiche, per esempio, a fare del muro fuori un colpo importante, portiamo pochi pallonetti quando magari ci sono situazioni di difesa avversaria o di successivo sviluppo della fase break che ci possono dare dei vantaggi. Ci dovremo lavorare, io non posso certo obbligare i giocatori a fare un determinato colpo, posso soltanto continuare a dirgli qual è la strada giusta. Giocare con accortezza spesso e fare la cosa più utile è sintomo di forza, non è certo sintomo di debolezza. La situazione della squadra in questa settimana è stata complicata anche dall'assenza di Pellegrino, oltre alle varie assenze dei centrali. Smiriglia ha provato un salto in settimana, ma contiamo di recuperarlo eventualmente per Castelfranco. Ovviamente perdiamo un po' di ritmo, quindi durante la settimana, quindi facciamo poche cose, abbiamo solo un centrale in molti allenamenti, in questa settimana sono stati 3 allenamenti con un centrale solo. Detto questo, però, se è vero questo, abbiamo fatto allenamenti sotto ritmo, quindi mi aspettavo che fossimo in grado di giocare una buona partita sotto ritmo come è stata questa, senza nulla togliere agli avversari. Ripeto, ci intestardiamo su alcune cose, io posso soltanto spiegare anche con dati, perché poi gli errori arrivano soprattutto su queste situazioni o scelte che non sono dettate da una necessità del gioco ma da un'abitudine. Quindi ci dovremo stare attenti e dovremo fare di necessità virtù, nel senso che la soluzione dei centrali, io la spero di recuperare Smiriglia, domenica comunque vada, in ogni caso mancherà un centrale, l'altro centrale, quindi speriamo di risolvere la situazione, risaremo sicuramente per tutta la settimana con un centrale attendendo che Smiriglia ritorni, e questa è una situazione ovviamente che anche per me, che sono un allenatore mediamente scarso, tenere in palestra una squadra con un centrale solo è in parte problematica. La prossima settimana, detto le nostre assenze, incontriamo una squadra che sta giocando molto bene, ora non so stasera cosa fa, è una squadra che conosciamo, ci abbiamo giocato contro non vincendo mai, peraltro 2 anni fa, l'anno della nostra promozione. C'è anche un ragazzo a cui io voglio particolarmente bene, il centrale Ceccarelli, Giovanni, quindi è una partita difficile, una squadra con molto fisico, giocano bene e ripeto, partiamo dalla settimana, godiamoci questi 3 punti, quando una squadra gioca male e vince l'allenatore è sicuramente contento e ci sono cose da migliorare, vediamo se recuperiamo Smiriglia e poi affrontiamo, ripeto, l'ultima partita, che prima di Natale abbiamo la sosta, però diciamo ci arriviamo con questo trend di vittorie che fa ben sperare.